Ma nel senso che c'è bisogno di un grosso cambiamento economico per far sì che la popolazione decida di cambiare completamente la classe politica e quindi ricominciare con una nuova classe politica che persegua delle politiche completamente diverse da quelle che sono state perseguite fino ad oggi. Secondo me ci sarà un'unione sicuramente commerciale ed economica, ma non credo che ci sarà un'unione monetaria strutturata come è strutturata questa attuale, a meno che chiaramente non avremo anche un'unione politica, fiscale, finanziaria, che chiaramente non abbiamo oggi e nessuno la vuole. Io penso che il panettone ce la farà a mangiarlo, non so se riuscirà a mangiare la colomba pasquale. Perché quel modello di default pilotato islandese in realtà è il modello vincente per poter evitare dei sacrifici enormi, enormi per la popolazione senza avere dei risultati concreti. Il default pilotato sicuramente ci porterebbe ad uscire dall'euro, cioè per funzionare direi bisogna uscire dall'euro, sì, dovremmo tornare a ragionare in lire e questo in realtà non è un male, non è un male come la maggior parte della popolazione pensa.